Ciao ragazzi, io sono Zero e oggi siamo nella prima rapina di GTA 5 Online. Perché? Perché ho voluto iniziare questa serie, ovvero rapine e colpi su GTA 5 Online. Questa volta inizieremo con il nostro caro amico Davide Tora. Bella. Faremo questa prima rapina. Allora, prima di tutto devo dirvi che abbiamo come iniziare queste rapine. Appena arriverete sul gioco vi chiamerà prima Trevor, dopodiché o vi chiamerà Lester o vi lascerà un messaggio nel quale vi dirà come iniziare queste rapine, ovvero andando a casa sua dove ci sarà, sì, salve, dove ci sarà una piccola parte di storia dove che voi seguirete, ma vabbè, quanto inutile. Infine andrete nel vostro appartamento di lusso, perché credo dobbiate avere un appartamento di lusso per poter far partire la missione. Una volta entrati quindi in questo appartamento di lusso, ci sarà una lavagna, diciamo così, sulla vostra, una vostra stanza, dove potrete avviare queste rapine. Prima di tutto c'è questa rapina, ovvero la rapina, diciamo così, iniziale del tutorial, del trailer. Tutorial, quel cazzo di trailer, tutorial dove Lester vi spiegherà ogni cosa e come fare. Per adesso dobbiamo andare a perlustrare la zona. È la mia tavoletta, vero? Se tutto dritto, mai fermarsi, altrimenti questo continua a parlare. Stupidi birilli, odio i birilli. Guida da guida, porca miseria. Ti serve per okay. Per carità di Dio, non ti preoccupare. Tanto questa è l'auto da vecchiarello di Lester. Allora, questa è la banca. Ora osserveremo più o meno come entrare e come si fanno determinate cose. Telecamere, benissimo. Benissimo, adesso ce ne torniamo a casa e abbiamo finito la perlustrazione. Perché la perlustrazione è noiosa, molto noiosa. Ma aspetta, domanda. Dica. Ma noi abbiamo la cassetta 167, l'altra va a far culo. Esatto, in questo momento lui sta facendo, diciamo, una specie di labirinto con uno schema, con un codice, diciamo così, nel quale deve far passare un tipo di labirinto, diciamo una pallina, lo fa passare, deve far passare una pallina in un tipo di labirinto e arrivare dall'altra parte senza crepare. E un modo di hackeraggio, diciamo, questo è il nuovo modo di hackeraggio che ha messo la Rockstar. Dopo ve lo farò vedere direttamente perché lo farò anche io. Per adesso è più semplice, dopo quando sarà il momento della rapina diventerà più difficile e quindi lo prendo in culo io e non lui. Io ho finito. Benissimo, io ho finito di fare. Cazzo di civili, un po' attenti sulla strada. Chi vi ha dato quella patente di merda? Ops, mi scusi. Ok. Che della patata di merda. Ecco la donna brutta. Adesso dobbiamo fare la seconda parte della missione, ovvero cercare materiali per riuscire a... Sì, perché la missione si divide in tre parti, questa è la prima, la perlustrazione. Poi c'è la... diciamo, dobbiamo scoprire cosa prendere per la... Cosa prendere, insomma, ragazzi, dobbiamo scoprire cosa prendere per la missione. L'equipaggiamento, le tattiche, eccetera. E infine faremo la rapina. Sì, lui intanto si fa le seghe in autostrada, ma siamo in un luogo pubblico, anche se è un po' chiuso. Dai, dai! Continua a farsi delle seghe. Eh beh, le seghe si fanno con calma, come si sa. Che c'hai, fretta? No, per carità. Inoltre ci sarà anche una macchina bellissima blindata, perché il gioco dà al giocatore nuove armi, nuove macchine con questo nuovo DLC. Cazzo, la mia auto. Non è tua. Vabbè, sono dettagli, ricordate. Questa è l'auto di... Ah, mi hai fatto sbattere. Dannata mano di Satana, vai via con quella mano. Guarda come manda a fanculo la gente. Vediamo anche la donna. Oh mio Dio, cos'è quel coso? Non è una donna, è uno sgorbio umano. Guarda dietro. Oh Cristo. È orripilante. Che sei in faccia. Ha senso. Oh cazzo. Povero. Ha senso. E poi dici a me, vero? Vabbè, sì, quella è la mia auto, tra l'altro. Vabbè. Ah, vittoria, preparazione. Non abbiamo vinto un cazzo perché abbiamo soltanto guidato un'auto, ma sono dettagli. Ecco, anche le preparazioni. Anche le preparazioni ci danno dollari. Non ha senso, però. No, perché tu scusami platino e oro? Mi dispiace, ho guidato l'auto. Ovvio. Sì, sì. Sì, sto cazzo, dice anche lei.
Ci è rimasto male l'Esta, guarda la sua faccia, povero cane bastonato. La mia faccia, che faccia di cazzo, per carità. Allora, adesso dobbiamo, tu sei il capo perché tu hai iniziato la missione, di conseguenza, allora, vi spiego un po' come funziona, qui c'è il tutorial per lui, ma per me non dice un caso, devo aspettare, quindi... Semplicemente, chi ha fatto il colpo, quindi chi ha investito i soldi, perché la prima rapina è gratis, la offre l'Estran, diciamo così, tra virgolette, e nelle prossime rapine, nella seconda rapina in poi, dovremo spendere soldi, tipo 40.000 dollari, dipende dalla rapina poi quanti soldi si devono spendere. Ora, prima di tutto, chi spenderà i soldi, quindi chi farà la sessione, diciamo, la partita, sarà il leader. Il leader riuscirà a... cioè farà lui, insomma, tutta l'organizzazione. Ovvero, adesso possiamo vedere due cose sopra Luco che abbiamo già fatto. Il colpo alla fleca Kuruma, che è un'altra cosa da fare, che selezionerà poi lui. Sì, un po' di dislessia ci vuole sempre in questi casi. Poi, è ovvio. Dopo, quando sarà il momento della missione, questa prima missione si farà in due, poi le prossime in quattro perché saranno ovviamente più difficili. Adesso questa qui in due si può scegliere direttamente quale bottino prendere e chi farà il ruolo di cosa. Sì, mi avete capito, chi farà il ruolo del trapanatore e chi il ruolo del guidatore. Visto che sceglie lui, che lui il capo, Davide Tore è il capo, farà lui queste cose. Ovviamente vedrò anch'io sulla lavagna quello che sta facendo, altrimenti se uno mi dà il 10% lo bastono con un colpine, ecco. E quindi aspettiamo che finisca il tutorial e poi andiamo. Ma aspetta, domanda. Sì. Qua mi dice, scegli quale colpo fare, io voglio fare il primo. Eccoci qua, guarda lui proprio fiero davanti a me. E Davide Tora andrà invece con lo smoking. Guarda che figo che sei. Dai, l'auto usiamo la mia. Vabbè, sì, è uguale. Più o meno. Sì, uguale proprio. Ah, quest'auto è la mia. Sì, sicuro. Sì, questa è l'auto di Davide Tora, ma che ovviamente mi sono fottuto. Oh, Dio santo. Ero in prima persona. Grazie. Prego. Oh mio Dio, è peggio di... Ok. Ovviamente... La missione cambia in base alla difficoltà che sceglierete e alcune cose anche cambieranno, ad esempio le macchine saranno più lontane nel caso scegliete difficile, queste stronzate qua diciamo, ma ovviamente i nemici diventeranno molto più forti e la cosa più terribile di tutte è che la squadra avrà zero vite sempre, quindi se muore una persona dobbiamo fare tutto il bordello da capo. Di conseguenza non moriamo, assolutamente non moriamo e prendiamo il C4 perché altrimenti ovviamente si crepa. Allora, adesso prima di tutto... Sì, furtivamente... Ok. Meno male che mi sono comprato un bordello di vita snella. Cazzo, se serve di vita snella in questo gioco, te li mangi, ti mette tutta la barra della salute.